Bentornati ad Amburgo, bentornati alla nostra partita pacifica. In realtà non è più tanto pacifica, abbiamo conquistato metà dell'Europa orientale e praticamente buona parte del resto del mondo. Siamo in guerra contro l'Austria per una guerra che in realtà per una volta tanto ha dichiarato il nostro alleato ottomano. E è una guerra anche contro Spagna e basta. Quindi potrei approfittarne in realtà per pestare ancora un po' gli spagnoli. Tanto il manpower vedo che si è praticamente ristabilito. E comunque non abbiamo di meglio da fare. Giusto, qua la nostra spedizione stava recandosi in Arabia per cercare. Ah, vediamo da qua, questa volta non possiamo passare. Ok. Stava recandosi in Arabia per provare a prendere qualche nuova provincia di bestiame, ma vedo che la coalizione sta ricreandosi, eccola qua. Questa volta si sta creando, vedo, tra le nazioni musulmane, no, come non detto. Comunque i prossimi saranno gli inglesi, entra in una coalizione. E io ho un claim su Fife che dura fino al 96, quindi oltre. Il momento della dichiarazione, sì. Però dubito, non lo so se riusciamo a dichiarare guerra agli inglesi. Sono problemi a Novgorod, problemi relativi perché questi ribelli si sposteranno sicuramente in Russia. Tunisia è con noi, il Papa è entrato in coalizione contro di noi e non saprei esattamente chi levare dai piedi della coalizione perché qua sono tutti abbastanza arrabbiati qua in zona. Se gli svizzeri e ci serve qualcuno che non sia così arrabbiato, vediamo, prossimo allo zero diciamo. Ma arrivati a questo punto direi anche chi se ne frega, non se li sono moderatamente in pace con noi. Abbiamo perso l'assedio qui in Africa. Quel forte dovrei cancellarlo in realtà, ma è tardi. Yeah. Iniziare un placido assedio di Vienna. Perché tu hai zero? Perché è morto il l'assediatore? Allora vai tu che almeno hai uno. E molte delle nostre navi stanno facendo una pessima fine in questa guerra.
Altri ribelli qui, ribelli di cui questa volta dobbiamo render conto. Ok, questo è stato un buon colpo da parte della mia flotta. Abbiamo vinto questo assedio. Possiamo arrivare a Valencia, vediamo se arriva un generale con minimo d'assedio. Sì, molto bene. Nuovamente entrando, sfondando in Spagna. Ah, dove stai andando tu esattamente? Ah, qui. Bene. A Londra. Un po' di danni. Non so se in realtà. Facciamo in tempo ad attaccare gli inglesi, che tra l'altro dove hanno la nuova capitale? Ok, qui, facile. Ora tu vieni qua. Tu qui dovresti essere. Tra l'altro l'obiettivo della guerra è Vienna, perché giustamente è una guerra imperialista, ma noi. E adesso è entrata anche Colonia in guerra, ok. Quello che voglio fare è dichiarare agli inglesi Army Tradition. Why not? Tra le due mi sembrava meglio. Ok, integriamo il Palatinato, adesso qualche colonia sarà un po' rompiscatole, ma non c'è fretta. Grazie. Intanto non so nemmeno dove sia. Morire. Vale. E portiamo questa flotta qui. Vediamo, perché qui ci sono uno. Adesso devi fare, ok, pronti a partire qua contro gli inglesi. Intanto no, non ho intenzione di dichiarare quella guerra. Allora, qua la tregua finisce nel dicembre del 94, quindi abbiamo ancora un po' di tempo. Possiamo ad esempio portare te qui, prepararci. Anche questo assedio, ok, purtroppo non abbiamo più il nostro assediatore, ma non dovrebbero impensierirci gli spagnoli e i loro ridicoli forti. Ah, guarda, morire, che vale. Sack of Toledo. Armi e professionalismo in cambio di denaro? Assolutamente.
Ok, forse è meglio non piazzarci in montagna. Comunque abbiamo un sacco di svedesi dalla nostra. No, che sono? Tutti danesi. Sto giro hanno fatto meglio i danesi. Ok, qua dobbiamo prepararci. Attaccare gli inglesi for freedom. Ma buono. Borghesia contenta ci serve. Polonia è entrata in coalizione contro di noi. Preferirei che Tunisi non entrasse in coalizione con noi. Ok, allora tu puoi fare così. Facciamo più. Ehi. Rapidamente. Non lo so, non mi fido tanto. Ok, finita la tregua con gli inglesi, possiamo dichiarare gli inglesi, tra l'altro senza troppa fretta. Tanto erano in una guerra, quindi non potevano entrare in guerra contro di noi, ma siamo in guerra col Papa o no? Hanno pensato al posto sbagliato, al momento sbagliato. Siamo in guerra anche contro Liegi. A bloccarli subito. Mi pare tutto sommato tranquilla. L'unica cosa che non capisco è cosa diavolo stiano facendo i turchi. Sono parecchio lenti a raggiungere l'obiettivo, diciamo. Possiamo aspettare un attimo.
sembra che tutto stia procedendo per il meglio. Vorrei attaccare questi spagnoli, ma dobbiamo riuscire ad arrivare a una pace senza dover arrivare a tanto. Voi radunatevi qua così che io possa capire cosa possiamo fare. E di sicuro mi serve quest'ultimo mercante. Abbiamo perso un assedio. Questo giro sto lasciando la guerra alle colonie, totalmente in mano alle colonie, non so se sto facendo bene perché sono anche gli spagnoli. Sì, ha degli stack abbastanza isolati, ma non dovrebbero esserci grossi problemi. Sto perdendo qualche nave, ma abbiamo 24.000 uomini, cioè navi. Ok, tu puoi andare qua. Finalmente abbiamo vinto l'assedio di Granada. Ovviamente tutta la Spagna continentale è occupata, quindi non vedo cosa manchi. E ok, caravan power mercante, ok, abbiamo finito i punti diplomatici, pace. Foresti spagnoli, possiamo anche far fuori voi, vediamo se c'è qualcuno di piuttosto. Sì, possiamo scegliere chi ci pare, ad esempio questo 4-4, perfetto, magari era lo stesso che c'era già. Ok, allora proseguiamo nella nostra discesa verso Roma. Ricordo che siamo protestanti. Abbiamo perso un altro generale e arriva nuovamente dei ribelli. Posso sopportare perché mi... Burgo sotto assedio, ma gli austriaci quanto tempo ci mettiamo a far pace con gli austriaci? Ok, addosso qui. Direi che andate voi a... Tu ti prendi quello più assediatore, vai, nel tuo turno. Portati via i modenesi, andiamo a fare lo stesso a Ferrara. Vediamo.